L'idea del vlog di oggi è arrivata da un mio amico. Adesso, vi ricordate la settimana scorsa quando vi facevo vedere i disagi di Python? Bene, oggi faremo una cosa simile, però non possiamo parlare di codice perché questo non è un video di Code Academy, è un vlog. L'idea che mi è arrivata è quella di andare a scovare i commenti lasciati dagli sviluppatori nei codici. E sono riuscito a trovare un post Reddit che raccoglie i commenti più esilaranti, più belli, che uno sviluppatore abbia lasciato nel proprio codice. Per vari motivi. Ma prima di cominciare, vi voglio ricordare come al solito, se sei nuovo o di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri video che porto su questo canale e rimanere costantemente aggiornati. E quindi adesso, non perdiamoci in chiacchiere, prendo il mio iPad e vediamo questi commenti. Dunque, il primo commento che trovo è fantastico. Lo sviluppatore dice, lo traduco dall'inglese, per le anime coraggiose che sono arrivate fin qua, sia di prescelti, sia di cavalieri coraggiosi della programmazione che lavorano duro senza sosta, sistemando il nostro codice terribile. Per voi, veri salvatori, re dei uomini, vi dico, re dei uomini, non vi abbandonerò mai, non vi deluderò mai, non correrò lontano da voi e vi deluderò. Non vi farò piangere, non vi dirò addio, non vi mentirò e non vi ferirò. Il tizio qua nel commento dice che ha scritto questo commento in un oggetto che doveva fare delle cose molto importanti, lo chiama God Object, che era fatto veramente male. Inoltre lo stesso utente aggiunge che ha lasciato questo commento che vi andrò a leggere adesso in un codice che non ha mai rilasciato. Caro, come possiamo tradurre maintainer? Mantenitore? Manutentore? Bah, chiamiamolo manutentore. Una volta che hai terminato di ottimizzare questa funzione e hai realizzato che era un terribile errore, per favore incrementa questo contatore come avvertimento per il prossimo tipo. Numero di ore... Aspetta, scusate. Numero di ore sprecate qua, 42. Finora sono state sprecate 42 ore. Ok, questo tizio, non so in che linguaggio è, penso Java, crea questa eccezione che la chiama up, exception up, in cui fa poi una nuova eccezione e il messaggio di errore è something is really wrong, qualcosa è veramente andato male. E per lanciare questa eccezione chiama throw up, che per coloro che non conoscono l'inglese throw up significa letteralmente vomitare. Infatti nel commento c'è questo utente posta questo commento e dice: quando ho scritto questo solo Dio e io capivamo cosa stessi facendo. Adesso solo Dio lo sa. Sempre così. Questo tizio scrive questo commento per fare in modo che i suoi colleghi o altre persone con cui lui si relaziona, lui definisce morons, quindi degli idioti, cambino il loro codice e fanno dei danni. Il commento è auto-generated. Non modificarlo. Tutti i cambiamenti saranno tolti. Un genio, guarda, un genio. Questo commento lasciato da quest'altro utente dice: a volte credo che il compilatore ignori tutti i miei commenti. Genio. 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 Oh, qui c'è del codice, vediamo, qui devo leggerlo con attenzione. Ok, ok, c'è questo codice in cui il primo commento dice: codice sanitizzato per proteggerlo dagli imbecilli. Quindi c'è, diciamo, questo metodo. Allora, qui c'è questo metodo che si chiama, qui dovrò mettere un po' di beep. Richard is a f***ing idiot control. Richard è un f***ing idiota. Classe usata per aggirare Richard per essere un f***ing idiota. Il punto di questa classe è che deve girare attorno al suo design fatto male, così che la paginazione funziona bene in un controllo di un dispositivo mobile. Il problema principale è che il metodo bind company, in cui lui sperava che avrebbe risolto qualunque problema. Spero che lui muoia. Questo, diciamo, collega ha del rancore. Questo metodo si chiama assicuriamoci che nessuno sia stato morso accidentalmente dalla stupidità di Richard. Il commento dice: assicuriamoci che nessuno in pratica usi il metodo del c***o bind company. E quindi qui c'è poi del codice. Notare l'eccezione che praticamente il nome dell'eccezione è, ancora una volta, Richard is a f***ing idiot exception. Il messaggio dell'eccezione è: no, non usare quel c***o
cazzo di metodo Bind Company. PS, questo metodo è una barzelletta. Il resto della classe è molto serio. Vabbè. Poi c'è questo metodo che si chiama... E questa è la pagina corretta, non sono sicuro perché Richard è stupido. Il commento dice, questo metodo restituisce true perché dovrebbe fare determinate cose, va bene, ci sta. Adesso inizia la parte furiona. Richard pensava che era una buona idea caricare l'intero sito internet durante ogni richiesta e spegnere le cose da sole. Non so bene cosa significa spegnere le cose da solo. Lui anche pensava che le bandane e gli occhiali da sole da aviatore sono dannatamente pericolosi. Io voglio lavorare in questa azienda. Praticamente l'autore di questo post aggiunge un update in cui dice l'autore originale di questo codice si è esposto da solo e quindi devo dare il credito a lui. Si chiama Dan McKinley, che ha lasciato la sua azienda poco dopo che ha fatto questo post, aveva iniziato con loro. Dando altre informazioni sulla storia di questa di perché di questo codice e aggiungendo altre parole tipo WTF su Richard. WTF significa what up. Vabbè, lo sapete che vuol dire, dai. Un altro commento è che sono ubriaco, lo sistemo più tardi. Interessante. Un altro utente posta questo commento in cui c'è scritto magia, non toccare. Ma questo è fenomenale. Questo è sicuramente un codice C o C++, no, molto probabilmente sarà C, in cui un tizio definisce una macro true in false. E il commento dice, felice debugging, test di c***o, sì, lo possiamo definire con test di c***o. Oh, questo commento è fenomenale. Questo è o scary, pauroso, ma sembra veloce abbastanza nella pratica. Per chi non sapesse, la notazione O è una notazione che si usa nell'ambito di algoritmi quando viene studiato il costo computazionale di un algoritmo. E diciamo, per esempio, un algoritmo che A è lineare sarà O di N, di cui sempre N è la grandezza dell'input. Quindi questo è addirittura O scary, quindi sarà un problema NP, non lo so, però comunque funziona bene nella pratica, quindi ce lo teniamo. Anche questo altro commento è fenomenale, questo utente posta. Puoi pensare che sai cosa faccia questo codice, ma in realtà non lo sai, fidati. Giocaci e trascorrerai tante notti senza sonno, bestemmiando, o meglio insultando, cioè bestemmiando, traduciamolo così, il momento in cui tu hai pensato di essere così intelligente da ottimizzare il codice che ci sta sotto. Adesso chiudi questo file e vai a giocare con qualcosa. Penso che con questa, pinguini, possiamo concludere. E come al solito, spero che questi commenti che abbiamo trovato in questo post su Stack Overflow vi siano piaciuti. E fatemi sapere nei commenti se questo genere di contenuti vi piacciono. E quindi, prima di lasciarvi, vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi lascio agli altri contenuti che porto su questo canale. E quindi, grazie ancora una volta e ci vediamo alla prossima. Ciao, Ghillu.